Preso? Or quasi. L'ho preso invece, l'ho preso e come? Con una Molotov solo. Non me basta. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su The Forest. Piuma, prendo io. Allora, terzo episodio ragazzi, sono all'ottavo giorno, mi pare. Ho sistemato le scale qua, che sennò devo prendere a spallate la porta per riuscire a entrare. E ho fatto anche le mura intorno casa. Ora abbiamo una zona abbastanza tranquilla e serena da poter controllare tranquillamente. Allora, ovviamente mentre costruivo non sono stati in pochi gli indigeni che sono venuti a darmi una sbirciatina a casa. Dobbiamo decisamente esplorare l'isola. Iniziamo a esplorare l'isola. Poi inizieremo a pensare a altre difese, un sacco di altre cose, ma arriveranno successivamente. Allora, mamma mia, raga, con l'arco sono diventato una bestia. Ottimo, sto ce lo mangiamo subito. Devo rifare l'essiccatoio perché sti cari amici, si riesca a ammazzare. Boh! Mamma mia, ragazzi, cioè, veramente, veramente, l'arco, arma OP, The Forest, che poi pare c'è anche l'arco composito, che si può trovare da qualche parte, ma non so dove. Allora, bene, 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 abbiamo un po' di ciccia. Io rientrerei in casa, ok, così fa un macello ogni volta che apro sta porta. Allora, si va? Da che parte? Da che parte, ragazzi, per l'esplorazione? Boh. Allora, facciamo così, tanto. Ok, puntino blu è casa nostra. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, qui io ho già esplorato tutto. Cioè, questa zona qua dove c'è. Dove stanno queste costruzioni indigene? Potrei provare ad andare più avanti, però, passando sempre da qua. Allora. Oh, eccoli, guarda un po' chi c'è. Gli amici indigeni laggiù. Sono tre. Io vado in acqua. Ah, dentro l'acqua non posso aprire l'inventario, ok. Quante frecce mi sono rimaste? 8. Non ne posso fare neanche altre, mi sa, vero? No. Ok. Realtà non voglio affrontarli. Anzi, se se ne vanno mi fanno pure una cortesia. Ma nell'acqua. Ci sono creature che mi possono uccidere? Non ne ho idea, spero di no. Mi serve la mascherina da sub, che mi ricordo che c'è. Io comunque vorrei veramente tanto trovare altre valigie. Eh sì, è una tenda. Come ci arriva l'acqua? Qui c'è una grotta, signori. Questa non posso fare niente. Oh, oh! Sci tua! Da dove sei uscito fuori? Ma è la tua la tenda? Ti spacco la testa, te lo giuro. Madò. Dai, 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 dai. Fammi vedere che sa fa, fammi vedere che sa fa. Madonna, quanto resistente, ma quanto grosso soprattutto. E mori! Ah. Dove stava sto tizio?
Allora, stiamo molto attenti. Allora, trovo passaggio. Allora, esplora la caverna degli scogli. Io in realtà un altro. Oh, ma qui non l'avevo visto. Non avevo visto. Io non l'ho mai esplorata questa, ragazzi. Non sono mai sceso qua sotto. Oh, non t'avevo visto. Ok, ho trovato una zona calda. Ma calda, calda, calda. Vieni qua. Posso fare una lancia al volo? Ciaspole, fionda, frecce d'osso. Mazza di fortuna. Che vuol dire quella roba che non posso fare? Ah, ma ce l'ho già la lancia. Allora, quel tizio blu-grigio enorme era veramente potente. Quello di prima. A differenza dei rossi qua, quello era veramente forte. Ma se questo lo butto sotto, che succede? Ma non ce l'ho. Fanculetto. Volevo buttare sotto, vabbè. Per oggi. Lascia miseria, stavo al contrario. Per oggi. Namananna. Posso dormire? Sì. Lo sapevo. Non si dorme? Non si dorme, ragazzi, c'è qualcuno qua fuori. Io ho davvero bisogno di illuminare la zona qua intorno. Non c'è modo di salire qua su? Ho visto movimento lassù. Ok, allora ragazzi, visto e considerato che da quella parte c'è solo svappedì, una caverna e la dolina, io andrei altrove. Vediamo un po'. Allora. Di là non ci sono stato. Ok, la dolina sta là. Laggiù ci sono le montagne. Andiamo all'esplorazione della costa. Vediamo un po' se riusciamo a trovare roba utile. E per roba utile, ragazzi, intendo altre valigie. Lì ci troviamo veramente un sacco di roba. Ma proprio un sacco di roba. Io non ho più niente da bere e non sono passato neanche al laghetto. Perfetto. Oh. Raga, questi mi stanno braccando ormai, eh. Comunque, sapete che la zattera. Preso! Maestro in arcieria, ragazzi. C'è un cavolo da fare. Dicevo, sapete che la zattera, magari, non quella grossa, una più piccola, la potrei rifare e portarla là. Perché comunque sia. Io non so se qua in mezzo la zattera, quella piccola, ci passa. Penso di sì. In realtà. Boh.
Fa un tentativo solo per vedere. Sì, ci passa, come no, voglia che ci passa. Allora, la zatterina me la faccio poi. Una adesso, ma poi me la faccio. Allora. Purtroppo quest'acqua non la posso bere perché... No, aspetta. Sì, no, quest'acqua del mare è salata, non la posso bere, ok. Allora c'è la mia vecchia zattera. Una valigia. Non credo sia l'unica valigia. Cioè, abbandonata così, secondo me. Ah no, qua ce l'ho sta... Ah, qua ci sono stato. A quello che facciamo. Eccolo qua. Oh oh. Cazzo, allora quelli blu. Blu grigi. Secondo me se io sto qua giù, qua su, tu non mi acchiappi. Vero? Bello. Che bello. Pezzetto di fango. No! 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 Boom! 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 Morto? Morto. Bene. C'erano altri. Li avevo visti. Raga, io non mi ricordo. Praticamente, quante sono le razze? Tre? Cioè, ci stanno quelli rossi. Questi qua grigio-blu. Ecco, questa non la devo mangiare. Perfetto. E quelli bianchi, mi pare. Mi ricordo. Vabbè, comunque. Cazzarola. A livello di costruzione sono tutti uguali. Però, ortacci tua! Ma quanto male mi hai fatto? Porca miseria. Ma sdrumato. Ma veramente, ma proprio fatto male, male, male. Dolore fisico. Vieni qua. Mamma mia. Quanto l'ho caricato. So. Mi si sono passati a pizze. E mo mi pare che mi portano nella grotta. No, vedi che però sono quelli di prima. Cioè, questi sono quelli tipo rossi. Quindi forse la tribù è una, io non mi ricordo. Non mi ricordo. In realtà non lo so. La grotta la odio. Mi scagarazzo sotto nella grotta, ragazzi. Brutti rumori, brutti brutti. Non ho idea, giuro. Potrei salire. Potrei salire. Ma in realtà no. In realtà no, perché se non mi ricordo male, nelle grotte qualcosina di utile si trova. O mi sbaglio? Mi sbaglio? Boh.
Vorrei andare via il più velocemente possibile. Prima però voglio vedere se trovo qualcosa di utile anche. Ho trovato la mappa. Buono. Bussola. Vitamine. Avevo detto che qualcosa di utile si trovava. Madonna, che brutta fine che ha fatto, amico mio. Dio geloso punisce. Aspetta, mo lo leggo magari. Ah, lo leggiamo fuori da qua, magari, eh. Se mi dice culo, ma mi deve di tanto culo. La caverna nel quale ci hanno portiamo. Cioè, sì, buonanotte, nel quale ci hanno portato. Magari è pure quella vicino casa, quella vicino a Dolina. No, manco per niente. Ma manco per niente. Però lo conosco sto posto. Ah, ok, ho capito dove stiamo, ho capito. Allora, armiamoci di qualunque cosa ci possa tenere in vita. Se la posso mangiare. Non mi dice crudo. Ah, sì, cruda. Lasciamola lì. Questo via. Allora, abbiamo la mappa. Ok. E abbiamo la bussola. Abbiamo un sacco di cose. Bello, figo. Allora, vorrei. Qua c'è un sacco di roba da via, ragazzi. Un sacco di roba. Ma questo è uno dei villaggi. Cioè, questo dovrebbe essere il villaggio. Il primo villaggio che abbiamo trovato, ma non so sicuro però. Perché è tutto da prendere, è tutto da raccogliere. Quindi boh. In realtà, quando ti portano così alla grotta, la prima volta, quasi ti fanno una cortesia, ragazzi, perché guardate la roba e possiamo trovare dopo. Il problema è che mi pare che nella grotta te ci portano una volta o massimo due. Poi basta, poi se muori, endgame. Se non mi sbaglio. Piamo, raga, io prendo tutto quello che riesco a trovare. Soprattutto perché finché non arrivano gli indigeni. T'hanno attaccato al niente a te? Vabbè. Ok, il limite delle lattine è raggiunto. Ci sono altre lattine. Bengala, la dinamite, eccola. Sì, ho trovato la dinamite. Dai, ottimo. Oh, un pezzo di qualcuno. Certo, raga, Madonna, però so proprio. Cioè, veramente, ma perché così violenti? Perché così violenti? Che problemi, che cazzo di problemi ci avete, indigeni? Qua ci stanno i chip. Questi mi pare servono per costruire i circuiti stampati, le bombe. Mi pare. Visto qualcuno? Fine? C'è più niente? No, ci sta la stoffa. C'è la mia stoffa. Penso non ci sia più nulla da prendere. Penso che non ci sia più una. Devo leggere quelle.
quei fogli che abbiamo trovato, però. Dove l'ha messi? L'inventario. Eh sì. Mappa della caverna. No, aspetta, però. Io avevo trovato un altro. Ho trovato un altro coso. Dove sta? Dove mi ha messo? Non mi ricordo. Le note. No. Dove me l'ha messo, ragazzi, quel foglio che ho letto? Non ne ho idea. Ma porca miseria, però, ma io sono curiosissimo, voglio sapere. Che cavolo c'era scritto? Vediamo se ancora stoffa. Allora, in realtà da qua io. Ecco, vedi, qua c'è l'aeroplano, perfetto. Perfetto. Potremmo trovare una robetta interessante qua, eh. Ma non le avevo aperte tutte queste valigie? Porca miseria. Qui non c'è nulla di utile. No, decisamente no. E allora vado di là. Seguiamo la costa, seguiamo la costa. C'è pure la barca, devo trovare un sacco di cose, raga, porca miseria. Come potrei fare la zattera? Butto tutto di sotto e me la vado a fare là sotto? E ci facciamo la costa via mare? Quanti tronchi mi servono per la zattera? 7, più 4 corde. Ho voglia corda qua. Facciamo così, ci circumnavighiamo l'isola passando dalla costa. Questa è una buona idea. Sicuramente è meglio di quella dell'altra volta, di fare la zattera a caso. Ok. C'è una sorta di spiaggia qua. No, orcacchio. Questi cadono a strapiombo e me li gioco. Ok, perfetto. Ottimo. Ottimo, ottimo, perfetto. Poi mi sa che non si torna su, eh. Ah, sì, invece. Non so se riesco a rimanere. Se... Sali, 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 sali. Mi sa qua non si torna su. Come sti impressione, eh. No, vabbè, niente, se la famo a nuoto, ragazzi. E mi ha detto male, che devo fare? Poi diventa pure notte, guardate se diventa notte, io sto in mezzo all'oceano, eh. Ho visto mai trovo tipo un passaggio segreto, un'entrata particolare. Tutto può essere su sto gioco, ragazzi. Tutto può essere. Cioè, che succede se piazza te ne me ne vado? Inizio a navigare. Muro invisibile, molto probabilmente. Ok. Un po' di spiaggia. Sì. Tu laggiù. Tu. Allora, io mi sto a fare veramente l'affari miei, no? Sto passeggiando sulla spiaggia. Tu, da me, che vuoi? Tizia ignuda, tra l'altro. Una fune. E basta, tutto qua. Cioè, era interessante capire sta canoa di chi è. Qualcuno deve essere arrivato sull'isola in qualche modo, perché...
Guarda, se tu non mi rompi le palle, io non ti faccio nulla. Guarda, ti ignoro proprio. Grazie. Forse da qua. Vediamo. Vediamo. Forse. Dai. Dai. Ma raga, ditemi adesso se sono rimasto bloccato a vita qua sotto, eh. Scusi signora, ma non ho tempo da perdere con lei perché sono rimasto bloccato. Molto probabilmente. Oh, la testa di. Capito? Io non l'avrei attaccata, pensi? Io non l'avrei attaccata. Mettiamo fine alle sue sofferenze. Mi sa che non era sola. Andiamocene. Ah, non ci posso credere, me la fa tutta a nuoto. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Io ho le mie idee del cavolo. Allora, ragazzi, la prossima volta che mi sentite di su sto gioco e voglio creare una zattera, scrivete nei commenti: non sei un marinaio. Boh, così. Ecco, e mo? Mo' ma quattro da una parte finché non diventa giorno, raga, perché. Non ho idea di dove sono. Emma? Dove sto? Boh. Non vedo nulla, ragazzi. Nulla. Ma qua, sto qua. Zitto, zitto. Buono, buono. E devo sperare che arrivi il giorno il prima possibile, ragazzi. Che brutto. Posso dire che mi fa proprio brutta sta cosa? Ce l'ho fatta. Non sono morto. Nessuno mi ha mangiato. Me reputo estremamente fortunato per questo motivo. E va bene così. Ah, io sta zona. Quell'albero me lo ricordo. Sta zona un pochino la conosco. Mi sa che da ste parti c'è pure la barca. Allora, stalbe già. Da lì dovremmo riuscire a tornare pure addirittura sulla terraferma. Non a casa, non credo oggi, ma ci siamo allontanati veramente tanto. Allora. Oh mio Dio. Il ragnone là, o come cacchio si chiama? Se diventasse un po' più giorno. Posso provare con la Molotov, ma da qua. E cavolo, ma. Questi zompano pure, quindi devo stare pure attento, eh. Preso? Or quasi. L'ho preso invece, l'ho preso e come? Con una Molotov solo. Non me basta. Porca miseria. È uno. Però. La dinamite dove sta? Forse è un po' troppo. Proviamo con le lance. Come la posso potenziare la lancia? Posso. E. Ma quanto danno fa? Devo dire ne fa parecchio, eh. Sì, vabbè, ma. Se io la tiro. Proviamo con l'arco da sta distanza. Dovrei essere comunque abbastanza abile. Ma avvicinarsi un altro po'.
Forse riesco pure a sparargli la lancia. Dove? Ma da spara. Sparando io parlo a lui. Vabbè, allora... Altra molotov, dai. In realtà non mi si sta a filare. Oh, 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 sci tua. Sci tua. Prenderlo, l'ho preso, ma... In realtà non sa che si spegne, c'ho sto... Sto presentimento. Vabbè, abbiamo la freccettate. Non bastano. Finite. No. Finite. Finite. Sì, ma io vorrei capire una cosa. Ucciso! Dai. Bestia. Lo posso scuogliare addirittura. Armatura inquietante. Buono. Allora, raga, a parte il fatto che non sapevo che si potesse scuogliare. Quindi ottimo così. Però occhio, perché iniziano ad arrivare i mutanti. O qualunque cosa siano, io presumo siano mutanti, non lo so. Stiamo in campana, eh. L'ho equipaggiato e mi ha dato pure altra roba, vabbè. Ok. Stiamo in campana, ragazzi, eh. Cioè io quel coso me lo potevo trovare... Se me lo trovavo durante la notte addosso era finita. Era assolutamente finita. Intanto ho trovato la barca. Messo... Mazza che so un po'. Allora. Summer Edition, yacht. Sarebbe fighissimo se funzionasse, però vabbè. Scomparso. Ok. Qui c'è una capoccia. Che cacchio è sto coso? Ci sono dei disegni molto molto strani, devo dire. La foto del ragno. Le bombole d'ossigeno, cioccolata, abbiamo tutto. Audiocassetta. Ce la dobbiamo ascoltare. Corsetto. Megan Cross. Cosa? Ci serve una specie di chiave magnetica per accedere a questo. Non so, all'interno, non so, alla cabina, vabbè, capito. Avete capito, no? Beh, molto interessante. Non si accede. Vediamo un attimo cosa ci abbiamo. La fotografia del ragno. Lo yacht. Vediamo se nelle cose da fa pure mi ha aggiunto qualcosa.
No. Strano. È strano. È strano che non ci abbia dato tipo un trova il modo di entrare qua dentro. Molto strano. Comunque, salviamo la partita e ragazzi, riprendiamo direttamente da qua. Per la prossima, ragazzi, vabbè, abbiamo fatto un po' di cose, ci hanno pure catturato una volta, abbiamo ammazzato un ragnone e abbiamo trovato lo yacht. Abbiamo trovato lo yacht e lì c'è una porta che non possiamo aprire a meno che non troviamo una. Io penso tipo una scheda servirà o qualcosa del genere. Spero di trovarla il prima possibile. Ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Ci fermiamo qua. Noi ci vediamo alla prossima. Come al solito, ragazzi, aspetto i vostri consigli e commenti qua sotto al video. Condividete, commentate. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Come al solito, buona sopravvivenza a tutti. Ciao.